Ciao a tutti. La legna e la cenere. Ritorno sul problema del divenire. È vero che la legna può essere intesa innanzitutto come una sostanza, come un sostrato che risiederebbe al di sotto delle determinazioni che noi chiamiamo legna. Quindi in realtà la trasformazione della legna in cenere non sarebbe la trasformazione delle determinazioni della legna in quelle della cenere, ma sarebbe il perdere da parte del sostrato effettivo della legna di alcune determinazioni e il subentrarne di altre. Questo modo di intendere la trasformazione non elude il problema indicato da Severino, perché avremmo per ogni cambiamento, per ogni quindi annullamento di qualche determinazione e produzione di altre, una nuova sintesi tra il sostrato e quelle determinazioni. Tra parentesi, il sostrato, se è concepito come puramente indeterminato, non solo è uno dei soliti concetti ipotetici della prospettiva nichilista, ma è un concetto impossibile. Il puramente indeterminato, cioè qualcosa che non ha nessuna caratteristica, è qualcosa di molto vicino al nulla, se non che l'unica cosa che lo distingue dal nulla è di essere posto come un sostrato esistente, ma un sostrato che non avrebbe nulla, non sarebbe niente di per sé. Infatti le determinazioni sarebbero qualcosa di contingente che potrebbe avere e non avere, e il sostrato rimarrebbe comunque se stesso. Chiusa questa parentesi riguardo al problema della indeterminatezza del sostrato in quanto tale, perché poi il rapporto alle sue determinazioni sarebbe appunto determinato. Il problema è che se lo si considera in se stesso, nella sua forma astratta, sarebbe un nulla. Un nulla posto come esistente, però. Ora, riguardo alla sintesi tra quel sostrato e le sue caratteristiche, ogni volta che avvenisse una variazione, perderebbe una sintesi e ne acquisterebbe un'altra. Il rapporto tra quel sostrato e le sue determinazioni muterebbe, ovvero si annullerebbe una sintesi e se ne produrrebbe un'altra. Ora, non solo le determinazioni sono degli essenti, e il loro annullarsi e il loro prodursi è un problema nichilistico, ma sarebbe soggetto a divenire nichilistico anche la sintesi, la relazione tra quelle determinazioni e il sostrato. Poi ci sarebbe anche il problema dell'annullamento, della produzione, dell'apparire delle determinazioni. L'apparire certamente è un qualcosa, è un essente. Perché è essente tutto ciò che non è un puro nulla, tutto ciò che in qualche modo si presenta, si manifesta, è un qualcosa e non un puro nulla. Di conseguenza anche l'apparire, il manifestarsi di quelle determinazioni è problematico includerlo in una trasformazione o annullamento nichilistico. Allora, chiamiamo A le determinazioni della legna e B le determinazioni della cenere. Pur se immaginiamo che il sostrato sia sempre presente, qualche cosa, qualche positivo che lo riguarda verrebbe meno e qualche altro positivo si produrrebbe. Appunto, le determinazioni della legna in quanto tale verrebbero meno, come verrebbe meno il rapporto tra esse e quel sostrato. E nella cenere si produrrebbe una sintesi che prima non c'era e si presenterebbero determinazioni che in quanto tale non c'erano prima. Tutto questo è un errore, è una contraddizione, qualcosa di impossibile perché è autonegantesi, ovvero, appurato che le determinazioni sono un positivo e non un nulla, sostenere che si annullino significa sostenere che qualcosa che è un positivo smetta di essere, e smettendo di essere, quindi debba entrare nel passaggio in cui smette di essere. Perché?
Se un positivo non smettesse di essere, quindi non fosse incluso nel suo passare allo smettere di essere, non smetterebbe mai di essere. Cioè, per smettere di essere, il positivo deve passare nel momento in cui smette di essere ed evidentemente in quel momento deve essere presente, perché se non fosse presente in quel momento, non sarebbe esso a smettere di essere. Smettere di essere è qualcosa che capita, che si prospetta come qualcosa che capita a un positivo che è distinto dal non essere. Ora, quindi, se non ci fosse quel passaggio, ciò che esiste non potrebbe mai smettere di esistere. Se non che lo smettere di esistere comporta che il positivo, la determinazione qualsiasi in questo caso, della legna, passi nel suo annullarsi, nel suo smettere di essere, cioè passi in un momento in cui coincide con il suo annullamento e che quindi coincide con il non essere più. Perché quel momento è impossibile? Non perché è solo una contraddizione, ma come ho già spiegato, sempre riprendendo Severino, perché quel momento si autonega come prospettiva. Si autonega perché è impossibile che una determinazione che nel momento 1 dove noi poniamo la legna sia distinta dal nulla e possa essere sempre se stessa identica a quello che è in un momento in cui non si distinguesse più dal nulla, dal non essere. E quindi è certo che se passasse nel momento del suo annullamento, in quel momento non ci potrebbe neanche entrare, perché in quel momento non coinciderebbe con il nulla, non se ne distinguerebbe, quindi non sarebbe la stessa determinazione che in origine è posta come distinta dal non essere. Ed è posta distinta dal non essere proprio da chi vuole affermare il divenire, cioè vuole affermare che in qualche modo non tutte le determinazioni e gli aspetti della realtà sono eterni. Che qualcosa si annulla e qualcosa si produce. Se non si afferma che qualcosa si annulla in assoluto e qualcosa si produce in assoluto, si dà contraddittoriamente, tra l'altro, ma comunque si dà ragione al discorso di Severino che dice che tutto è eterno, che ogni parte della realtà, ogni positivo, ogni stato di cose è eterno. E questo varrebbe anche se la realtà corrispondesse al modello del materialismo ontologico, quindi la realtà fosse fisica nel senso comune tradizionale del termine, perché una realtà fisica non sarebbe solo fatta da atomi, da particelle, ma anche dai loro rapporti, dalle loro relazioni. Cioè anche la disposizione geometrica degli atomi sarebbe un qualcosa che riguarderebbe i loro raggruppamenti e quindi la realtà, non sarebbe qualcosa di totalmente astratto e virtuale. E siccome sarebbe un aspetto positivo, cioè sarebbe un qualcosa e non un puro nulla, sarebbe problematico anche solo per una configurazione sostenere il divenire nichilistico. E l'annullamento di una combinazione di atomi vi sarebbe alla minima sua variazione, cioè basterebbe che una particella si spostasse di una virgola da un punto all'altro dell'orbitale di un elettrone, per determinare uno spostamento minimo dell'atomo stesso o una interazione diversa, quel minimo, con altri atomi, da determinare un minimo spostamento di qualcosa, fosse un elettrone, fosse una particella. E quindi lo schema complessivo di quegli atomi e di quelle particelle non sarebbe più lo stesso. Sarebbe stato annullato quello di prima. E sarebbe stato prodotto nichilisticamente quello successivo. Quindi il problema del sostrato, anche se lo si intende come un insieme di atomi, rimane, perché non c'è solo l'insieme degli atomi, c'è anche il rapporto che loro hanno in ogni momento. E di più, ti dico io, le determinazioni che noi esperiamo e che noi, per semplificare, chiamiamo legna, o chiamiamo cenere o qualunque altra cosa, non sono neanche solo un presunto ordine geometrico o raggruppamento di atomi e particelle,
ma sono innanzitutto un insieme di qualità sensibili primarie e secondarie, quindi sono dei contenuti coscienziali, i colori, le forme, le caratteristiche che noi immediatamente esperiamo a livello sensibile della legna. Sono appunto caratteristiche interne all'esperienza mentale. E quindi non sono riducibili a presunti atomi e presunte particelle e ai loro raggruppamenti. Il piano mentale della nostra esperienza, che è il piano in cui appare l'esperienza del mondo con tutti i suoi contenuti, è un piano non riducibile al presunto cervello fisico e alla presunta realtà fisica. E la mente, a prescindere dalla presunta realtà fisica, sarebbe una struttura che nel materialismo ontologico sarebbe prodotta dal cervello. Questo vuol dire che prima di prodursi non esisterebbe. Vuol dire che le caratteristiche che noi sperimentiamo delle cose a livello sensibile sarebbero prodotte dalla mente, vuol dire che in quanto tale, cioè come aspetti sensibili, quelle cose non ci sarebbero prima di prodursi nella nostra esperienza mentale. Con ciò non voglio dire che il mondo esterno non esista o non sia sensibile. Ci sono altri argomenti, come già ho spiegato, ci sono argomentazioni ulteriori che dimostrano l'impossibilità che esista una realtà esterna sensibile rispetto a quella coscienziale. Questo non vuol dire cadere nel solipsismo, non vuol dire che tutta la realtà sia ridotta alla propria esperienza, perché niente esclude che esistano altre menti e che esista poi una mente infinita dove appare. In cui appare tutta la realtà. Quindi dire che il mondo sensibile non esiste fuori dal piano mentale non vuol dire ridurre il mondo a un'esperienza soggettiva. Anzi, come già ho spiegato, ci farò un video a parte, ne è proprio la negazione nell'ontologia di Severino. Allora, ritornando alla mente, perdonatemi questa digressione, i colori e le forme della legna sono innanzitutto determinazioni mentali. Quelle determinazioni sicuramente sarebbero prodotte nichilisticamente e sarebbero annullate nichilisticamente, con il cessare dell'attività sensibile di una mente, o con il cessare proprio di una mente. E quindi degli aspetti positivi della realtà sicuramente verrebbero meno nella prospettiva nichilista, materialista, fisicalista, ovvero se noi pensiamo che il mondo sia fisico e che la mente lo percepisce, non si può sostenere un realismo diretto della percezione per tantissimi motivi e quindi il mondo che noi osserveremmo sarebbe una percezione mentale di esso, quindi una elaborazione. Ma comunque quella elaborazione con tutti i suoi contenuti sarebbe un insieme di positivi, perché comunque non sarebbero un puro nulla, in qualche modo si manifesterebbero, si presenterebbero nell'esperienza, quindi sarebbero qualcosa. Ora, quindi, anche se il mondo della nostra esperienza fosse una percezione mentale come copia di una realtà esterna fisica, comunque il contenuto mentale, il mondo sensibile sarebbe un qualcosa. Un qualcosa che però, nella prospettiva nichilista, sarebbe soggetto a divenire nichilistico. E siccome il mondo sensibile non sarebbe composto da atomi e particelle, quello nella nostra esperienza mentale, perché molto banalmente, prendendo per buona la prospettiva, il paradigma di cui sto parlando, se si aprisse il mio cervello mentre guardo la mia stanza o comunque lo scenario attorno a me,
L'immagine che io vedo in prima persona non sarebbe direttamente osservabile in terza persona all'interno di una parte del mio cervello, perché vedendo l'interno del mio cervello si vedrebbero solo sinapsi e neuroni, che evidentemente non sono l'immagine che io vedo in prima persona, che è composta da miliardi di miliardi di miliardi. Quindi bilioni, trilioni di punti sensibili distinti gli uni dagli altri, che compongono le sfumature, le luci, i colori di questa immagine. E poi non c'è solo l'immagine, ci sono anche altre caratteristiche sensibili che sono insieme ad essa. E certamente, quindi, già solo questa immagine, io parlo dell'immagine perché è subito chiarificatrice. Non può essere un insieme di elettroni che sta nel cervello, perché molto banalmente, se potessimo comparare questa immagine che io vedo, la potessimo far vedere in terza persona e potessimo far vedere contemporaneamente l'interno del cervello, anche al microscopio, beh, si vedrebbe un insieme di strutture e componenti fisiche che non sono l'immagine che io sto osservando. Se l'immagine che io osservo fosse letteralmente fatta da materiale fisico dentro il cervello, si dovrebbe vedere anche dentro il cervello, si dovrebbe vedere in miniatura. Tra l'altro è composta, lo ripeto, da miliardi e miliardi di punti sensibili, non è qualcosa che si possa ridurre a un elettrone, che di per sé, o a una serie di elettroni, che di per sé non sono costituiti in modo tale da giustificare queste infinite sfumature di punti luminosi diversi, di colori, di dettagli, che appaiono. Quindi non è una banalizzazione, questo esempio qui non viene colto molte volte, ma non è una banalizzazione, invece è proprio il mostrare concreto che questa immagine che noi vediamo, le immagini del mondo, eccetera, non possano essere letteralmente composte da strutture fisiche cerebrali e dalle loro interazioni fisiche e energetiche. Perché questa immagine non è riducibile a quelle, e l'ho spiegato perché. Si potrebbe pensare che però questo argomento sia fallace perché in qualche modo se collegassimo il cervello a dei dispositivi si potrebbe far vedere l'immagine che uno vede o che sogna, ma è un argomento fallace questo rilievo, perché quell'immagine che si andrebbe poi a visualizzare su un dispositivo non sarebbe visualizzata dentro il cervello. Cioè, non sarebbe visibile all'interno del cervello, in terza persona, ma sarebbe visibile su di un dispositivo che quindi non è che trasporterebbe un'immagine da dentro il cervello alla sua superficie, ma semplicemente tradurrebbe, tra virgolette, una serie di attività cerebrali in immagini, colori e forme, che sarebbero le immagini, i colori e le forme dei pixel illuminati nello schermo, non sarebbe direttamente la presunta immagine cerebrale. Per ritenere che quell'immagine vista su un dispositivo sia l'immagine dentro il cervello, bisognerebbe vederla dentro il cervello, quella immagine, da qualche parte, per come appare in prima persona, se no, se non apparisse per come è percepita in prima persona dentro il cervello da una prospettiva in terza persona, non si potrebbe dire che quella è l'immagine vista in prima persona. Io parlo dell'immagine vista in prima persona, di cui, fino a prova contraria, dentro il cervello non c'è traccia. Ci può essere traccia di tutto il materiale organico, fisico, di tutte le componenti che vi pare e piace, ma quelle non sono l'immagine in prima persona. E invece quando uno dice no, ma in realtà l'immagine è contenuta là dentro, innanzitutto sta ipotizzando qualcosa che non appare, perché non appare che dentro gli elettroni o le componenti fisiche ci siano queste immagini che noi vediamo. Quindi è un'ipotesi così arbitraria. Ma certamente l'immagine che noi vediamo non può essere un elettrone, non può essere né contenuta nell'elettrone, perché per contenerla l'elettrone la dovrebbe in qualche modo includere e dovrebbe essere fatta da qualcosa allora. Ma da cosa sarebbe fatta? Visto che gli elettroni sarebbero delle unità, potremmo dire, fondamentali,
senza differenziazione interna, da quel che ne sappiamo. Dunque, gli elettroni, non essendo internamente differenziati, non possono né essere l'immagine in prima persona che noi vediamo, composta da miliardi e miliardi di elementi diversi, e né la possono contenere. Inoltre, tutto questo argomento serve a mostrare che non solo in una presunta realtà fisica le combinazioni degli atomi sarebbero degli essenti e quindi sarebbe problematico prospettarne il divenire nichilistico, ma che quelle combinazioni non sarebbero le determinazioni che noi sperimentiamo della legna, della cenere, e che quest'ultime sarebbero certamente soggette a divenire nichilistico, perché prima di apparire, dopo essere apparse nella nostra esperienza mentale, non ci sarebbero più. Non si può dire che nella nostra mente le determinazioni che noi sperimentiamo in un certo momento continuino lì ad esistere se non appaiono più a livello coscienziale. Come minimo il loro apparire coscienziale sarebbe venuto meno, quindi sarebbe già un aspetto, un essente positivo che sarebbe venuto meno in modo assoluto. E tanto basta, basta che un essente, non è che ne servano tanti, basta che una prospettiva della realtà comporti l'annientamento totale di uno, di un essente, anche fosse la determinazione minima possibile, da essere in contraddizione, perché se si rileva che a prescindere da quale essente venga annullato è impossibile perché comporta una situazione autonegante, sì, allora basta che in una qualsiasi prospettiva si debba affermare per forza l'annientamento o la produzione di un aspetto, di un positivo, di una determinazione, per portare a contraddizione tutta la prospettiva che afferma quella situazione. Ora, certamente la mente con i suoi contenuti mentali sarebbe soggetta al divenire nichilistico in una prospettiva non severiniana. La mente sarebbe prodotta dal cervello, quindi esisterebbe fin tanto che il cervello la produce. Prima di produrla non ci sarebbe, dopo la fine dell'attività cerebrale non ci sarebbe più la mente e con essa tutti i suoi contenuti. Bene. Ora, quindi il problema dell'ontologia severiniana è radicale, non può essere liquidato fermandosi alle ipotesi materialiste di un sostrato fisico o comunque di qualcosa che starebbe al di sotto dei suoi attributi e che permarrebbe. No, non basta quello, perché ci sono altri aspetti, la realtà totale non sarebbe ridotta al sostrato presunto di cui si sta parlando adesso, diciamo, in questo video. E voglio ricordare brevissimamente perché è una situazione impossibile l'annullamento e la produzione di qualcosa. Perché comporta l'identificazione dell'essere col non essere. Allora, abbiamo detto che l'essere è ogni positivo, perché per essere esseri basta essere qualcosa e quindi non essere un puro nulla. La differenza tra l'essere e il nulla è che l'essere è e il nulla non è. Ora, una qualunque determinazione certamente non è nulla, non è un non esser niente, è un qualcosa allora. Non c'è una terza possibilità. E quindi nell'essere un qualcosa, ovvero una determinazione, è già essere, è già inclusa nell'ambito ontologico e si distingue, è altro dal nulla, anche perché se fosse identificata da subito al nulla, a prescindere dall'erroneità totale di identificarla al nulla, quando il nulla assoluto significa l'inesistente, il non presente, il puramente indeterminato, e la determinazione è il contrario dell'indeterminato, ed è il contrario di ciò che non c'è in alcun modo e non si manifesta in alcun modo. Dicevo, a prescindere dalla totale impossibilità di identificare
una determinazione qualsiasi con il nulla. Ma siccome per affermare l'annullamento di una determinazione bisogna distinguerla dal nulla, allora si ipostatizza il nulla come stato alternativo all'essere. Perché? Allora, il fatto è questo. Per sostenere che le determinazioni non siano eterne e non esistano quindi sempre, e che esistano solo nel momento in cui appaiono, e che quel momento esista solo quando appare, non anche quando non appare più nella nostra prospettiva. Per dire, insomma, che non c'è l'apparire infinito, prospettato da Severino, dove tutti i momenti esistono atemporalmente, sempre, bisogna sostenere che i momenti che appaiono nel presente e poi non appaiono più dopo, si siano annullati. E che prima di apparire non fossero già presenti. Se non si facesse questo, si starebbe contraddittoriamente dando ragione a Severino, senza peraltro riuscirvi fino in fondo. Però, certamente non si starebbe affermando una prospettiva contraria e quindi del divenire nichilistico. Per affermare quella prospettiva bisogna prospettare che le determinazioni non siano un puro nulla, perché se lo fossero già non potrebbero annullarsi, proprio perché l'annullarsi vuol dire essere nulla, cioè non essere più. Se le determinazioni fossero già non più, fossero già non essere quel che sono, le determinazioni non potrebbero smettere di essere. Se non ci fosse il passaggio, non ci sarebbe il divenire. Il divenire comporta il passaggio. Il passaggio comporta la differenza delle tappe del passaggio. Se gli enti, le determinazioni, che sono dei positivi, fossero già l'assolutamente niente, non potrebbero smettere di essere. E quindi, se esistono, dovrebbero esistere sempre, non avrebbero un'alternativa. Quindi, per divenire altro da sé o per annullarsi, che poi è la stessa cosa alla fine, divenire altro da sé o annullarsi significa sempre smettere di essere se stesse, deve prospettarsi uno stato alternativo, quindi il non essere deve essere prospettato ontologicamente. Quindi si prospetta la differenza ontologica nell'ipotesi del divenire tra l'essere e il non essere, tra la determinazione e il niente. E una volta appurato che per prospettare il divenire questa deve essere l'assunzione base, si può mostrare che questa assunzione rende impossibile quello che intende prospettare il divenire. Perché una volta accettato che la determinazione non è nulla, ma si distingue dal niente, poi non si può sostenere che ci possa essere un momento in cui la determinazione smette di essere e quindi coincide con il niente. Siccome è stato ampiamente mostrato che per sostenere che una determinazione qualsiasi abbia smesso di essere e di esistere, occorre prospettare un momento nel quale ciò sia accaduto. E quel momento deve essere un momento in cui è presente la determinazione e che essa coincida con il suo annullamento. Allora segue che questa situazione è impossibile. Non perché sia una contraddizione e basta, ma perché la determinazione, se è posta come altro dal nulla, ha quel carattere che le compete in modo essenziale. Se entrasse in un passaggio, in un momento in cui non si distingue più dal non essere, ma invece vi coincide, non sarebbe più se stessa, non sarebbe più la stessa determinazione che in origine era prospettata come diversa dal nulla. Quindi non sarebbe quella originaria, distinta dal nulla, a essere il soggetto implicabile nel suo annullarsi. E quindi non potrebbe mai avvenire il suo annullamento. Se una determinazione qualsiasi non può neanche essere posta nel suo annullarsi, perché nel semplice porla lì non sarebbe ponibile come se stessa, perché lì coinciderebbe con l'altro da sé. Allora non può neanche prospettarsi la situazione in cui un aspetto qualsiasi della realtà si annulli.
E quindi questo vale per le combinazioni presunte degli atomi, vale per sicuramente tutti i contenuti mentali, tutti. Quindi la realtà potrebbe essere solo ciò che appare nell'esperienza mentale, tra virgolette solo, perché a mio avviso se il mondo fosse contenuto nell'esperienza mentale non sarebbe ridotto a un sogno, ma al contrario la mente sarebbe infinitamente più di quello che si crede, non sarebbe solo una struttura costituita dalle facoltà superiori dell'intelligenza umana, ma sarebbe il campo esperienziale stesso. Quindi niente di antropocentrico, non c'entra proprio nulla, è un'accusa totalmente, una critica totalmente infondata quella. E quindi, sia che esista solo il mondo così come contenuto mentale, sia che esista in altro modo, l'esperienza mentale con i suoi contenuti sarebbe un insieme di essenti impossibilitati ad annullarsi, quindi basta il caso della mente con i suoi contenuti per confutare il nichilismo. E quindi le determinazioni della legna e della cenere, che sono innanzitutto qualità sensibili mentali, certamente sarebbero soggette al divenire nichilistico a prescindere dal rapporto che le determinazioni della legna avrebbero con il loro presunto sostrato. Quindi, pur volendo pensare che c'è un sostrato, pur volendo pensare che ci sono delle determinazioni prodotte o comunque congiunte a quel sostrato, pur volendo pensare che il loro venir meno e il loro prodursi non dia luogo a passaggi nichilistici impossibili, vale quel che ho detto per il piano mentale e i suoi contenuti. Il colore, la forma della legna sarebbero essenti che verrebbero meno, si annullerebbero nichilisticamente. E attenzione, se non si prospettasse un qualche annullamento assoluto o una qualche produzione assoluta, anzi entrambi, di qualcosa, di qualche aspetto, lo ripeto, fosse anche di una minima determinazione, allora si starebbe affermando l'eternalismo severiniano, cioè si starebbe dicendo che niente inizia, niente finisce, tutto esiste sempre e per sempre. In modo tra l'altro contraddittorio, perché non prospettandolo apparire infinito, si direbbe che tutto esiste eternamente in modo sempiterno, cioè nel tempo, il che è doppiamente assurdo. Cioè è assurdo perché è falso che in ogni momento esistano tutte le determinazioni che sono apparse nei momenti precedenti. L'eternalismo severiniano non dice questo, ma è quello a cui si andrebbe incontro contraddittoriamente, sostenendo che niente si annulli in assoluto, che ci siano solo annullamenti relativi. Che vuol dire che ci sono solo annullamenti relativi? Che relativamente a qualcosa c'è stato un annullamento totale però di quel qualcosa. Uno potrebbe dire no, perché si è annullata una parte di quella cosa. E allora quella parte sarebbe stata totalmente, assolutamente annullata. E quindi poco importa se sia una parte minima o grande che sia. Quel che conta è che per prospettare il divenire, e quindi dire che non tutto è eterno, bisogna ammettere l'annullamento di qualcosa, che è impossibile per i motivi già ampiamente spiegati. Va bene, grazie per l'attenzione e alla prossima.